Salve a tutti, io sono Giulia e ormai da qualche anno faccio parte della compagnia teatrale Altro Teatro di Firenze. In questo momento, tra i tanti nostri progetti, eravamo impegnati nella realizzazione di uno spettacolo che rendesse omaggio ad Angiolo Gracci, il celeberrimo comandante Gracco della Brigata Garibaldina Senigallia. Sappiamo che il comandante Gracco si rifiutò di consegnare le armi agli inglesi e volle passare per primo l'Arno la mattina dell'11 agosto 1944, dando così inizio all'insurrezione di Firenze. Questo spettacolo in cui omaggiamo il comandante Gracco ci era stato richiesto con il patrocinio delle tre sezioni ANPI dell'Oltrarno, che quindi per noi è stato un grandissimo onore rispondere alla chiamata, e lo dovevamo realizzare, doveva essere messo in scena il prossimo 25 aprile al Teatro dell'Affratellamento, sempre a Firenze. Chiaramente non sarà possibile, ma noi abbiamo pensato di mettere insieme tutte le nostre parti a distanza e di montare un video che speriamo vi piaccia, e lo abbiamo intitolato La Resistenza Continua, omaggio al comandante Gracco. E anche il titolo è un omaggio al comandante Gracco perché La Resistenza Continua è il nome dell'associazione che lui stesso aveva fondato. Quindi anche per noi la Resistenza continua e deve continuare sempre. Dobbiamo appunto continuare a resistere a tutta una sorta di situazioni e di paradossi che purtroppo ancora ciclicamente ci vengono riprodotti, e noi, come il comandante Gracco, resistiamo, e per l'occasione ci siamo trasformati nella Brigata Teatrale Gracco e abbiamo realizzato questo omaggio, sperando di fare cosa gradita condividendolo con voi. Quindi io vi lascio al nostro spettacolo online e vi auguro un buon 25 aprile, una buona resistenza e viva la libertà! Lo avrai, camerata Kesserling, il monumento che pretendi da noi italiani. Ma con che pietra si costruirà? A deciderlo tocca a noi. Non con i sassi affumicati dei borghi inermi, straziati dal tuo sterminio. Non con la terra dei cimiteri, dove i nostri compagni giovinetti riposano in serenità. Non con la neve inviolata delle montagne che per 2 inverni ti sfidarono. Non con la primavera di queste valli che ti videro fuggire. Ma soltanto con il silenzio dei torturati, più duro di ogni macigno. Soltanto con la roccia di questo patto giurato tra uomini liberi. Che volontari si adunarono per dignità e non per odio, decisi a riscattare la vergogna e il terrore del mondo. Se su queste strade vorrai tornare, ai nostri posti ci troverai, morti e vivi con lo stesso impegno. Popolo serrato attorno al monumento che si chiama ora e sempre Resistenza. Il bersagliere a 100 penne e l'alpino ne ha una sola. Il partigiano
sui monti a guerreggiare. Il partigiano ne ha nessuna e sta sui monti. Aggrecco. Gli occhi cominciarono ad aprirsi davanti a quattro impiccati nella piazza del mercato di Scutari. Angelo Gracci, classe 1920, con i gradi di sottotenente nella guerra d'Albania. Era orgoglioso di aver avuto un nonno contadino che aveva indossato la camicia rossa di Garibaldi. Sentiva che la storia del Risorgimento passava anche attraverso la storia della sua famiglia. E gli avevano insegnato che il fascismo conservava proprio i valori patriottici del Risorgimento. Fino a quel giorno, a Scutari, quando alzò gli occhi e vide quattro impiccati, quattro albanesi che avevano combattuto contro l'esercito d'occupazione mandato da Mussolini. Garibaldi, le camicie rosse, il Risorgimento, l'amor di patria, non c'entravano proprio niente. Cominciò a capire che non si trattava di patriottismo e cominciò a capire cosa vuol dire la parola imperialismo. Niente a che fare con quello che aveva studiato a scuola. E gli occhi cominciarono ad aprirsi. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore, e tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano morto per la libertà, e questo è il fiore del partigiano morto per la Nell'estate del 43, Angelo Gracci rientra in Italia in modo fortunoso dall'Albania, con l'ultima nave ancora a galla nel canale di Otranto. Trova un paese occupato dalle armate italeriane, mentre gli anglo-americani risalgono la penisola e devastano città e paesi con i loro massicci bombardamenti. A Firenze incontra una famiglia di ortolani nel quartiere dove abitava, una famiglia di vecchi antifascisti. Uno dei fratelli era già stato 8 anni in carcere per propaganda antifascista. Era ancora giovane quando fu preso ed era uscito di galera dopo la caduta del fascismo. Angelo comincia a frequentarlo e quelle conversazioni serali sono preziose per la sua formazione politica, che lo porta a maturare idee sempre più radicali e appassionate. La mattina del 10 settembre sta appena uscendo dall'università in Piazza San Marco, dove è andato a iscriversi a un esame. La città appare improvvisamente deserta, come se tutti fossero fuggiti, sebbene fosse una splendida giornata di sole.
Appena uscito dall'università, dalla strada a destra, vede avanzare qualcosa con un rumore confuso, qualcosa che non riesce a capire cosa sia. Aspetta, si guarda intorno e non c'è nessuno. Poi capisce che quel qualcosa che continua ad avanzare è una divisione motorizzata tedesca. È l'avanguardia dell'esercito nazista che dai viali viene ad occupare Firenze. Tu prendi Adelmo. Faceva il boscaiolo e lo chiamano sotto le armi. L'8 settembre era a Tivoli. Dice che il loro colonnello consigliò a tutti i soldati di tornarsene a casa, perché lui non era più in grado di dare ordini. Adelmo torna e vuole restarsene a casa per riprendere a lavorare. Poi arrivano questi fascisti, che si sono ricostituiti, e lo vengono a cercare per farlo ripartire a fare la guerra. E lui non ci sta, giustamente. Lui dice: "Ma adesso devo tornare a fare il soldato. Ma come? Ci sono gli inglesi a Cassino." Allora ha preso su per i monti. Qua in vallata i partigiani si sono formati subito. Si sono visti e sentiti molto. La prima volta in paese si diceva: "Quello è fuggito dal paese per non farsi prendere. È andato alla macchia." Partigiani, manco sapevi che voleva dire. I fascisti li chiamano banditi. E noi però si è capito subito chi sono i veri banditi. Dalle belle città, da tal nemico, fuggimmo via su per l'aride montagne, cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suo tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani bombe e mitraglia, temprammo cuori e muscoli in battaglia. Siamo ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Giustizia è la nostra disciplina, libertà è l'idea che ci avvicina, rosso sangue è il color della bandiera, partigiani dalla folta ardente schiera, sulle strade dal nemico assediate, lasciammo talvolta le carni straziate, sentimmo l'ardore per la grande. Sentimmo l'amor per la patria nostra. Siamo ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge. Era fortemente legato al sud, perché da bambino aveva vissuto 3 anni in Sicilia perché il padre era capostazione.
A Bagheria la sua classe era una vecchia stalla malamente riadattata e si ricordava che la lavagna di Ardesia era appoggiata alla mangiatoia. Da sotto i banchi spuntavano solo piedi nudi di bambini e lui era l'unico ad avere un paio di scarpe. Quella miseria Gracco non se la scorderà mai. La ritrovò dopo la guerra di liberazione, quando riprese servizio nella Guardia di Finanza e fu mandato nelle varie parti del sud come punizione per le sue idee politiche. E lì sentì tutto quel senso di vicinanza, affettiva e politica, per gli sfruttati che cercavano di alzare la testa, rivendicando la riforma agraria e la giustizia sociale sancita dalla Costituzione. Si sentiva più che mai come i Gracchi. Ora che appoggiava la lotta dei braccianti per le terre incolte, come prevedeva la legge. E quel nome Gracco continuò ad avere tutto il senso e la forza di una scelta di vita. I Gracchi furono trucidati. Lui fu costretto a congedarsi dalla Guardia di Finanza. Avrebbe continuato allora ad essere Gracco nelle vesti di avvocato e di attivista politico. La notte è passata da poco e dalla valle nemmeno un rumore. I compagni dormono ancora buttati sotto un albero come capita. Dormono, o almeno ci provano. Non arriveranno a sera, ma questo ancora loro non lo sanno. Io lo so però, perché li condurrò a morte oggi insieme a me. Altri compagni stanno già muovendosi in colline nella valle del Bisenzio. Le bombe degli alleati continuano a cadere a decine. Dicono che i fascisti stanno facendo rastrellamenti giù nel Pratese tra Narnali e Viaccia. Non si può sfuggire al proprio destino. Quello ti insegue come un demonio, come una cagna. Io sono nato per essere un giusto e offro alla mia terra questo male di giustizia che mi divora. Mi offro a questa valle, alle mani di mio padre, al sagrato della Chiesa. Bruceranno le loro armi e i loro progetti. Che saltino le comunicazioni e che non possono produrre nemmeno più un grammo di polvere da sparo. Pagherò a Dio il conto di tutto, di questi figli e fratelli e padri che forse stasera non rivedranno le loro case. Pagherò per questo sangue, che già mi sento sulla faccia e sulle mani. E adesso accendiamo questa benedetta miccia. Le raffiche ci colgono così, con gli occhi fissi sulle facce tetre dei soldati. Il primo giorno di aprile di questo terribile 1944, proprio davanti al muro della Certosa. Vi guardo, soldati, e penso a tutto l'odio che ho dentro. Vi guardo e penso alla mia breve vita, intensa e meravigliosa, ma che sta per finire. Vi guardo e vi sfido. Non ci avete mai, mai scovato nei boschi su a Monterenzio. Io andavo spesso fuori la notte e ritornavo sempre con qualche pistola nel cestino della bicicletta, un po' di paglia e sopra la fedele cagnolina che mi portavo sempre con me mentre lei abbaiava come una forsennata per distrarre la pattuglia. Vi sorrido e vi sfido, soldati, perché adesso penso che è la mia breve vita che sta per finire. E non lo sapevo quanto coraggio ci volesse per morire. Ripenso a mio padre mugnaio, dagli occhi intensi e bellissimi. È stato lui il primo a chiamarmi edera ed è stato lui a insegnarmi il coraggio di vivere. Proprio lui, massacrato di botte da fascisti perché non cedeva ai loro soprusi. Ma io non lo sapevo quanto coraggio ci volesse per morire. Proprio io, che non ho mai ceduto e mai mi sono piegata alle bigotte del paese, ma ho sempre fatto quello che ritenevo più giusto. Lavoravo sodo, e mi caricavo i sacchi di farina sulla schiena come fanno gli uomini. E come loro, fumavo all'osteria, bevevo vino, portavo pantaloni. Un giorno intero ieri a torturarmi, niente, non mi avete spiccicato neanche una parola. Ma ve la voglio dire ora. Tremate, fascisti, perché anche una donna vi fa paura. Ma ora
il rumore secco degli otturatori e le raffiche davanti al muro della certosa. Io, Francesca De Giovanni, detta Edera, partigiana per voglia di vita e non di sacrificio. Fischia il vento in furia la bufera, scarpe rotte pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. Patria del ribelle, ogni donna lui dona un sospiro, nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpir, nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpir. E se ci coglie la crudele morte, dura vendetta verrà dal partigian, ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor, ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Cessa il vento, calma la bufera, torna a casa il fiero partigian, sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo. La Sinigaglia era una vera brigata internazionale, con americani, sloveni, polacchi e un buon numero di russi. Quando c'erano le riunioni con l'istruttore politico, la parola internazionalismo non c'era bisogno di spiegarla. Era nei fatti. Si fa fatica a capirsi a volte, ma quando si tratta di un'azione, gli ordini del comandante Gracco li capiscono tutti benissimo. E anche quello che dice l'istruttore politico lo capiscono bene. Lui parla di coscienza politica e di lotta di classe. E vuol dire che la si vuol far finita per sempre con fascismo e capitalismo. Perché noi siamo tutti lavoratori. E noi lavoratori vogliamo libertà e giustizia sociale. I due soldati americani sono Edward e Victor. Edward, e lo si è chiamato sin da subito Edo, è figlio di un contadino che viene dalla provincia di Boston. E lui dice che ci sbagliamo quando parliamo d'America e subito pensiamo ai grandi grattacieli, perché l'America è fatta soprattutto di grandi campi e di ranch isolati. E lui spera che la guerra finisca presto per poter tornare a casa e metter su una bella fattoria. Victor invece viene dalla California e dice che quando sarà finita la guerra tutti quanti vorranno vivere in pace e che anche negli USA si affermerà il socialismo. Quanto sangue, quanto dolore per arrivare a questa Costituzione. Dietro ad ogni articolo di questa Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi, giovani caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze. Giovani che hanno dato la vita perché le parole libertà e giustizia potessero essere scritte su questa carta. Quindi, quando vi ho detto che questa è una carta morta, no, non è una carta morta.
Questo è un testamento. Un testamento di 100.000 morti. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate allora nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, andate nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. Oh ragazza dalle guance di pesca, oh ragazza dalle guance di aurora, io spero che narrarti riesca la mia vita, l'età che tu hai ora. Copri fuoco la truppa tedesca, la città dominava, siamo pronti. Chi non vuole chinare la testa, con noi prenda la strada dei monti. Silenziosi sugli aghi di pino, su spinosi ricci di castagno, una squadra nel buio mattino discendeva l'oscura montagna. La speranza era nostra compagna ad assaltar caposaldi nemici, conquistandoci l'armi in battaglia, scalzi e laceri eppure felici. Avevamo 20 anni oltre il ponte che in mano nemica, vedevamo l'altra riva, la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte, tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore. A 20 anni la vita è oltre il ponte, oltre il fuoco comincia l'amore. Non è detto che fossimo santi, l'eroismo non è sovraumano. Corri, abbassati, dai, balza avanti, ogni passo che fai non è vano. Vedevamo a portata di mano, dietro il tronco, il cespuglio e il canneto, l'avvenire di un mondo più umano e più giusto, più libero e lieto. Ormai tutti hanno famiglie e hanno figli che non sanno le storie di ieri. Io son solo e passeggio tra i tigli con te, cara, che allora non c'eri. E vorrei che quei nostri pensieri, quelle nostre speranze di allora, rivivessero in quel che tu speri. O ragazza color dell'aurora, avevamo 20 anni oltre il ponte che in mano nemica, vedevamo l'altra riva, la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte, tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore. A 20 anni la vita è oltre il ponte, oltre il fuoco comincia l'amore. Era originaria di Fucecchio. Si chiamava Dina Boncristiani, nome di battaglia la marescialla, per via del marito che era maresciallo dei vigili urbani a Firenze. Da Rifredi erano sfollati a Panzalla, non lontano da San Polo in Chianti, per scampare ai bombardamenti. Dina era molto coraggiosa e preziosa per le notizie che dava sui passaggi dei tedeschi e sulla loro consistenza. Era riuscita a fornire informazioni di carattere militare e aveva portato medicinali, armi
coperte e ordini che imparava a memoria. Il 2 agosto del 44, poco prima di pranzo, arrivano i tedeschi a casa loro, senz'altro per una spiata. Trascinano fuori lei, che è incinta, e suo marito. Li portano presso la chiesa del paese. Li spogliano. Fanno per mettere le mani addosso a Dina. Il marito afferra la pistola d'ordinanza. Gli sparano, all'istante. E così pure al loro cane che li stava difendendo. Portano via Dina. La uccidono nel pomeriggio dopo averla seviziata. È la sera dell'8 agosto. Sento un colpo di mortaio proprio vicino al convento di Santo Spirito, dove eravamo alloggiati. Stava venendo da me. Colpito e ferito mortalmente non appena sceso dalla jeep. Corro fuori e vedo Potente per terra. Lo rialzo, lo prendo tra le braccia. Era ancora lucido. Si era messo la camicia rossa. Mi dice: «Gracco, prendi tu il comando». Cosa che però non feci. Né mi avrebbero permesso di fare, figuriamoci. Per il Comitato di Liberazione e per gli stessi dirigenti del Partito Comunista, da allora e poi per sempre, Gracco non era più affidabile, troppo legato alla base e non ai vertici. Lo avevano capito dalla faccenda della ribellione di tutta la brigata agli ordini degli alleati. Sì, ero un buon combattente. Ma ero sfuggito e sarei sfuggito al controllo degli apparati. Sì, ero un buon combattente. Quello ha condizionato tutta la mia vita, fino ad ora. Io sono sempre rimasto fedele a questa cosa. Come avrei potuto rinnegare me stesso, il meglio di tutto quello che abbiamo fatto con i compagni? Allora tanto valeva essere rimasto fascista se dovevo obbedire agli ordini ingiusti. Inno partigiano, Brigata Sinigaglia. Insorgiam ci chiamano gli schiavi, sbirri della libertà, i bastardi non figli degli avi che fecer la nostra unità. Il fascismo ci rese ribelli, vili servi del gran capital. Fra l'allonta di noi Garibaldi, muoia dunque chi vili ci fa. Vanno sul mondo mosse dai venti di vittoria, van le bandiere rosse a rinnovar la storia. Dagli aspri monti ai piani cantano i partigiani, dagli aspri monti ai piani cantano i partigiani. Se insorgiamo il mondo si solleva contro i nostri sfruttatori, passa l'orda gigante e si leva l'era nuova di pace e d'amor. Ogni popolo è il solo padrone della patria, del proprio avvenir. Non più guerra, non più distinzione, solo forza che sa costruir. Vanno sul mondo mosse dai venti di vittoria, van le bandiere rosse a rinnovar la storia. Dagli aspri monti ai piani cantano i partigiani, dagli aspri monti ai piani cantano i partigiani. Sì! Liberato l'Oltrano da tutti i cecchini fascisti, a mezzogiorno del 10 agosto tutta la divisione che è stata intitolata Potente si attesta sulla sponda sinistra del fiume. Dopo pressanti richieste, a sera il comando inglese acconsente a far passare il fiume a una piccola avanguardia di partigiani a scopo esplorativo. Alle 7 del mattino dell'11 agosto, la martinella di Palazzo Vecchio è il segnale dell'insurrezione. La brigata Sinigaglia riesce a guadare l'Arno alla pescaia di Santa Rosa.
e siamo i primi a mettere piede sull'altra sponda, con uno stratagemma. Avevo detto agli inglesi che saremmo passati con 100 partigiani in esplorazione, e invece di 100 siamo passati in 3.000. Tutta la divisione potente. E così ci fu l'insurrezione. Dalle belle città da tal nemico fuggimmo via su per l'aride montagne, cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suo tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo cuori e muscoli in battaglia. Siamo ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo ribelli della montagna, viviamo di stenti e